Scusate. Basta. Allora, cominciamo con l'indovinello. L'altra settimana l'indovinello era il seguente: se togli il primo e l'ultimo diventa blu. Qualcuno l'aveva già indovinato perché era molto semplice, però diamo lo stesso il risultato. Era il battello a vapore, perché se togli il battello a vapore diventa blu. Blu, vapore, battello, vabbè. Ok? Allora, cominciamo e vorrei subito... Guardate chi c'è! Dammi la mano almeno, salutiamoci! Ragazzi, veramente un grande Vincent Candela! Giuseppe Pancaro! Hai il cellulare? Dammelo! Prendiamo il cellulare e sento una voce che mi dice ce l'ha! E lei è Carola Fiorini, però ce l'ha anche lei, vero? Non ce l'hai? Cos'è questo? Cos'è? Gabriele Cirilli! Accendilo, Giuseppe! Complimenti alla ragazza. Tu sei la fidanzata di Pancaro? No. Adesso l'ha detto schifata, si vergognava. No. Perché, voglio dire? È acceso, Gabriele? E poi, signori... grazie, Giuseppe, dammelo. Fai il codice PIN. Non fare il furbo. Ma che sta in silenzio stampa? Non parla. Vabbè, noi non insistiamo. Oh, guardate chi c'è. Scusa, Gabriele, mi tieni... No, tienimi i cellulari. Devo salutare... Ragazzi, Schicchi! Riccardo Schicchi! Eva! Come? Non te le do solo se togli i guanti, metti un'altra parte. A lei, ragazzi, scusate, a lei questo guanto non piace e io lo tolgo, non fate scemi, sto dicendo non piace, lo tolgo perché la battuta è bella, però, come stai? Dai, come va? Bene, grazie. Bene, hai il cellulare? Ce l'ho, però devo accendere. Allora mi accendimi il cellulare. E io vorrei anche quello. Rosa, che Rosa, carino. Rosa. Riccardo, il tuo? Aspetta. Su, io so chi ti chiama, vero? Sì. Bene. Aspetta che te lo sento. La sfondata, chi è? Guarda che nomi che ha. La vacca. Chi è la vacca? Sti nomi strani. Grazie. E noi ci spostiamo da questa parte. Mario Marenco. Buonasera. Come va? Una chiavica. Una chiavica. Sì, non ti sento. Una chiavica, perfetto. Complimenti alla cravatta. Bene, hai il cellulare con te? Quello... Ma lui parla, si esprime a gesti, eh? Il cellulare ce l'hai? Sì. Ecco. L'ho rotto. Sì, è rotto, daccelo rotto. No, meglio ti do quello rotto, perché se no tu ti do quello nuovo me lo scassi. Sì. Sì, non... Ecco, che è cascato. Ne è cascato un pezzo? Vedi che bel cellulare che c'ha. Dopo ti presto 100.000 lire, 300. Guardate che cellulare che c'ha. Ma io non ho parole. Vabbè, lo aggiustiamo noi. Con un po' di scotch. Sì, l'hai acceso o è finto? No, si può accendere. Sì. Si può accendere. L'accende. Intanto, signori, guardate. Ma io oggi è una giornata particolare. Io non ho parole. Ma guardate chi c'è. La protagonista, che è famosissima. Come ti chiami? Giada. Mi hanno detto, non c'è bisogno di presentarla perché è già famosissima con Incantesimo. È molto famosa. Io l'ho vista una volta in un film e lei in questo film... che cosa hai fatto tu in quel film? Grazie, acceso già, vero? Giada, tu hai il cellulare? No? Guarda chi c'è vicino a Giada. Ma non è possibile. Luca! Come stai? Luca!
Come va? Bene. Io consegno tutto questo a uno sconosciuto che ha fatto tipo 5 anni di televisione, però non l'ha mai visto nessuno. Walter, vedi, non lo sapete. Non lo sapete. Santillo, ve lo dico io. Buonasera, come va? Buonasera, che devo fare? Allora, ti consegno tutto questo a te e a Joseph. E a Joseph, come va Joseph? Grazie a te. Lui è il nostro Fonzi, eh? È il nostro Fonzi della missione che si occuperà. Cosa succederà quando squilla? Tu devi insieme devo, a Walter. Devo rispondere al telefono e cercare di fare le telefonate. E devo fare deviare le telefonate sul nostro telefono. Ecco, deviare le telefonate su quel numero che hai. Cioè, che devo dirgli? Ti chiamate quel numero lì? Adesso capisco perché sei sconosciuto, Walter. Sì. E che cosa c'è? Risponderò io da questo telefono, va bene, verde. Dunque tutti quelli che ci hanno dato il telefono, i personaggi che abbiamo ospiti, chiameremo loro, chiameranno, risponderemo facendo delle gag, va bene? Forte. Allora, però pensate che è accoppiata Joseph Santillo. Eh? Allora noi lo facciamo subito, vediamo questa puntata con Giove e Santillo dove ci porta. Attenzione, eh? Attenzione, Joseph Ferrovie dello Stato Santillo, servizio, vediamo dove ci porta. FS informa. Per informazioni relative agli orari dei treni, dica sì. Per una bella idea questa, informazioni, eh? Dica sì, no. Sì, perché tu chiami a 8 e 9 parti. Mi sì, scusi, sì. Non ho capito. Per ho informazioni capito. Relative agli orari dei treni, dica sì. Per altri tipi di informazioni, dica no. È chiaro. Sì. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane sì. E alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora, dica la città di partenza. Joseph. Dica la città di arrivo. Santillo. Attenzione. Parli chiaramente e solo dopo è scema, il segnale. È scema, l'ho detto Santillo. Città di arrivo. Santillo, capisco che è sconosciuto, ma così si chiama, Santillo. Treno Ciro Campello, sì o no? Ciro? Grazie. Basta. Cosa ha detto treno? Ciro? Va bene, partiamo col primo annuncio. Telefono rosso, attenzione. Vendesi Jaguar nera, pezzo unico, super accessoriata. Ecco qua. Attacchiamo la cornetta, in questo momento il telefono è libero. E che cosa andiamo a fare adesso? Chiamiamo... Shh, colpo di scena, mai successo, eh? Attenzione, eh? Shh. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera. Senta, io per quell'annuncio che avevo messo sul messaggero... Del Jaguar? Sì. Un attimo, solo metto in attesa, un secondo, eh. Pronto? Pronto? Eccomi. Ma di che anno è? Guarda, prima di dirti l'anno vorrei... tu hai letto gli altri particolari? Ma non è se capisce molto bene lì. Lo so, perché la colpa è del... nera. È colpa del giornale, non è colpa nostra. Ma è una E comunque. Allora, sì. Non ti piace? È nera, è bella, è pure anche stata riverniciata, sinceramente, eh? Ma di che anno è, scusa? Guarda, del 63, ti dico. Non è la vernice originale? Sì, alla sua, però è stata ritoccata. Ah, cioè era nera anche all'inizio? Certo. Ti dico una cosa particolare, hai il cambio targa? Ah, non c'è l'originale. No, alla targa sua, però se tu vuoi cambiare targa all'improvviso, ti cambia la targa. Cioè nel senso che, metti caso che vuoi mettere la targa europea o vuoi cambiare targa, senza sì. Che smonti tutto, c'è il giro di targa, capito? L'hai mai viste? No. Sono carine. Poi gli alettoni ai difensori, ai lati. Se per esempio qualcuno ti viene addosso, hai le difensive, cioè è fatta bene, eh? Allo stereo mobile, ci sono delle cose molto, molto originali, cioè sono cose che ha soltanto quel tipo di macchina, eh? Che c'ha il merito ai lati, scusa? Ai lati ha delle specie di... Non so, ti è mai capitato, non te lo auguro, però di avere qualche piccolo così incidentino, ti intruppa una macchina vicino, no? Beh. Ecco, vicino, diciamo, dei fendenti, cioè dalla ruota escono delle specie di attacchi che se uno si attacca troppo buchi la ruota del vicino, cioè una cosa molto originale, eh? 1.200.000 l'una l'ho pagata quella lì, però quella li puoi anche smontare volendo. Ma quelle dove la compri? In Italia? No? Non ho capito. Ma la macchina ce la guida a destra o a sinistra? No, a sinistra ce l'ha. Ah.
Ma è italiano di importazione? In Francia, in Francia. Ah, la Francia. Ma queste cose dove le compri? In Francia? Clerville. Ah, e questa quanto la vendi? Ecco, questa qua... Ah, ti dico un'altra cosa, se vuoi, tu dove abiti? Guarda, io chiamo da Roma, San Giovanni sto. Io ti do anche una cartina, c'è una specie di mappa dentro all'interno, c'è anche una specie di computer che ti dà delle mappe delle strade particolari, Come strade particolari? Nel senso che tu non è che fai la tangenziale come gli altri. Tu con questa mappa, per esempio, con questo computer, puoi fare delle strade particolari, entrare nei posti strani, perché abbiamo dei computer dal satellitare, capito? Vabbè, c'è il satellitare, come c'hanno... Vabbè, senti, facciamo così, ti dico chi sono io, perché sto quasi a disagio. Dimmelo. Aspetti, passo mia moglie che è sua la macchina, andiamo? Aspetti, passo Eva, Signora? Pronto, ciao, sono Eva Kent. Io sono la moglie di lui e proprietario della macchina. Vabbè, praticamente sono diaboliche, capito? Allora gli devi dire sono Eva! Eva Kent! Ginko! Ciao, grazie caro, Ciao, ciao. Intanto vogliamo leggere il secondo annuncio. Il secondo annuncio è un appartamento e dice così, attenzione, annuncio pubblicato sui giornali, vendo a 135 milioni contanti, appartamento occupato ma presto libero, va bene? Attenzione, perché occupato? Io voglio dire una cosa, mi è venuta questa idea. Dirò alla persona che chiamerà per l'appartamento che l'appartamento è occupato momentaneamente perché c'è una persona un po' anziana di 87 anni. Facciamo 87 anni? Oddio, eccolo. Pronto? Buonasera, mi riferisco all'inserzione su... Vorrei sapere la zona, cioè dove è ubicato. Ecco, allora, via Bettolo. Via Bittolo? Bettolo. Con la B? Allora, le faccio lo spelling? Sì. B come Napoli, B E come Milano, T come Torino, O come Otranto, L come Roma, O come Otranto, Bettolo, va bene? Va bene. Le interessa? Sì, sì. Allora, senta. Numero non me l'ha detto? 16. 16. Come? Piano? Bologna. Il piano secondo. Secondo piano. Va bene? Sì. Numero divano. Sì, però adesso c'è un signore dentro che è un po' anziano, Me lo dice di sopra, sì, ma si renderebbe libero quanto ecco. Prima, vero? Le posso farle una confidenza? Sì, prego. Questo signore, io ho visto le analisi. Sì. Ma adesso non vorrei dire queste cose che sono un po' brutte, però dall'analisi, secondo me, ha 87 anni. Ah. Lei capisce? Certo. Non so se arriva sabato o domenica, Ecco. Capito? Sì. Io questi mi ricordo un film questa storia. Lo so. Sento un po'. Mi può dire Ivani? Sì. Aspetti, c'è il signore, glielo passo al proprietario? Prego. Così si rende pure conto come sta, sì. È un po', parla un po' a strascico, capisce? Sì. Ora glielo passo, Lei non mi può parlare. Signor Alessandro. Non mi può dire lei? Cosa? Non mi può dire lei? Sì, però ripeto che sei una persona anziana. Capito. Deve essere... così, deve sapere che sta vendendo. Sì, certo. Altrimenti mi può denunciare. Signor Alessandro, c'è un signore che vuole comprare... La sigaretta? Pronto? Pronto, sì, buonasera. Buonasera, come sta? Non, guardi, non riesco a capire nulla. Aspetti, mi levo la dentiera. Dimmi, signor Alessandro, dimmi. Pronto? Sì, non riesco a capire nulla. Mi scusi. Via Bettolo, in quale zona è di Roma? Aspetti un attimo, Alessandro, chiede di quale zona è di Roma. Quale quartiere? Dica al signore. Delle milizie. Delle milizie? Sì. Va bene. Vorrei sapere qualcos'altro. Sì, vorrei sapere il numero dei vani. I vani? Sì. Quanti vani? Quanti vani? Aspetti sono? Che ho una piccola amnesia. Sì. Vado a controllare. Aspetti un attimo. Vomiti, vomiti, vomiti. Vomiti, vomiti, vomiti. Pronto? Sì. Mi scusi, ho vomitato per terra. Simona, prendi la scopa.
Sentami, scusi. Che voleva sapere, me lo dica a me. No, il numero dei panni. Madonna, guarda che ha fatto per te. Ma che cosa ha fatto per te? Ma guardi che cosa ha fatto per te. Ma io dico, ma vomiti nella busta. Pronto? Sì. Mi scusi, Il numero di? Panni. Di? Quanti panni ha? Prima erano due, ma uno è pieno di ci ha vomitato. Che ne è rimasto uno? No. Metratura qual è? Senta, lei le va di scherzare, vero? No, semmai lei che non, io sono notizie che devo 70 metri quadri comunque, 70. 70 metri quadri? Venga qua. Mannaggia la miseria. Saluti, aspetti, le passo la persona, la saluta, Senta. Sì, grazie, buonasera, grazie. Grazie. Senta, facciamo 1, 2, 3 pubblicità insieme? 1, 2, 3? No, insieme. Ah, sì. Insieme, 1, 2, 3 pubblicità, gridando pubblicità. Attenzione, pronti? 1, 2. No, non abbiamo intenzione. 1, 2. Dai. 3. Non l'ho detto! Via! 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 Forza! Io sono pronto! 1, 2. Ecco, guardami così non ci sbagliamo. Lei guarda il dito mio, eh? Sì, sì. Facciamo, dai! 1, 2. Anche lei con le dita, anche lei. 2. No, ricominciamo a 0, via. 1. Pubblicità. Ecco, era facile. Quanto ci ha messo? 1, 2, 3, pubblicità. Ciò dice dog, che significa il cane, dog sitter, abile ammaestratore, referenziato, offresi prezzi modici, d'accordo? Allora, si chiameranno, adesso attacco la linea, vedete, tac, da questo momento è libera. Allora, quelli che indico fanno i cani, chi è capace a fare il cane qua? Eccolo, Gabriele, prova. Santillo. Sì, questo è un rospo. Silenzio. Pronto? Pronto? Sì. Sei il dog sitter? Ah sì, buonasera signora. Buonasera, senti, io sono una ragazza, ho un cane a casa, è piccolino questo cane ha un barboncino nano, si chiama Milka. Sì. Però ho un problema perché io sola non ce la faccio a portare il cane fuori. Aspetti un attimo. Michele mi ha dato questo cane, mi ha detto tu devi accudire. Aspetti un attimo. Pronto? Signora, sì? Signora, aspetti un attimo. Sì. Dunque, lei ha bisogno di un dog sitter? Sì, io vorrei qualcuno che mi aiuti. Guardi, io tratto i cani. Signora, sì? Io amo molto gli animali. Sì. Perciò le dico, se lei vuole che io... Che? Stai buono! Ti do un calcio in bocca! Stai buono! Pronto? Gridare, sto telefono ogni volta tu gridare! Scusi, mio, no, stavo accarezzando il cane. Ma io il mio cane, senti come abbaia, io solo non ce la faccio, mio cane mi ha dato il cane. Ho chiesto scusa, signora. Ma no, lei, il cane mio, senti che storia che fa, è incredibile. Ah. Senta, le stavo dicendo, io tratto molto bene i cani, però... Tu quanto prendi? Quanto vuoi? Quante ore mi stai qui? Quanto voglio, non è che sono... Signora, voglio dire, io ho un cane bellissimo che tratto molto... Ferma! Ti do un calcio in bocca! Deficiente! Pronto? Ma tu non puoi fare così al cane tuo? No, gli ho dato un calcio, ma è il mio questo, non si preoccupa. Ma come? Senta, tu signora, dai al lei cane? Che cane mi dà così, che cane ha da darmi in custodia? Io ho un cane piccolino, è un barboncino bianco. Ma tu però devi capire, io ho un problema col mio cane. Perché io dico zitta, tu senti lei a secondo me il cane ha problemi con lei, signora, Ma forse dici non vuole stare con me? Ma io preparo da mangiare e lo porto. Signora, fuori. Mi può passare il cane un attimo? Come passo il cane? È un problema parlare. Mi fa sentire il cane un attimo. Mica, vieni qui, Mica.
Mica, questa è fusa. Mica! È fusa questa. Mica! Vieni qui, non fare così, vai, è troppo! Ma mi stanno a fare scherzo a me? Sì, no, mica, vieni qui! Vieni, non è possibile, è più scema di me questa. Dai, vieni qui, mica! Mica! Mica, vieni! Ma io non ci credo che sta qui. Vieni, prendi questo, mica, tiè! Ma è straniera. Rinca! Ma guarda, Rinca si chiama. Io c'ho Rinco. Rinco? Pronto? Pronto? No, il mio cane è Mica, è buona come il cioccolato. Signora, lei di dov'è, mi scusi? Io sono polacca, ma Michele ha detto che mi sposa se io rimango qui altri 2 mesi. Sì, ho capito, ma a me mi sembra... Che cosa? Il mio ma è lei che porta il cane in giro o il cane porta in giro lei, signora? Guardi, grande dolore, io vado in giro con tacchi alti. Mica è piccola, ma si forte come una grande. E io corro, corro io, corre Tacco, corre Mica. Sì, corre dramma. Pure tua sorella. Un dramma, signore, guardi, assurdo. Ma tu vuoi ammaestrare mio cane per prendere... Convince? Mi aiuta? Pronto? Sì. Vieni qui, Mica. Pronto? No, il cane c'è per davvero, però. Hanno ammaestrato il cane per fare sta recita? Pronto? Signora... Ma questo che cos'è? Signora, mi... Sì? Allora, io voglio 120.000 l'ora. 120? Sì. No, è troppo 120. Perché è troppo, signora? Tanto, io credevo 10.000. Ah, no, io 120 l'ora, altrimenti la saluto. Va bene? Va bene, io rimango male, ma va bene. Lo so, mi dispiace, signora, guardi, le voglio bene, però io costo 120 e delle volte anche 140. No, no, grazie, io volevo spendere molto poco per mia amica. Lei come si chiama, signora? Bucena. Bucena, la saluto. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Adesso la chiamiamo. Se non risponde con la voce così, Bucena voleva fare la furba e noi diamo il numero a tutta l'Italia. Allora, attenzione, rubare a casa dei ladri è simpatico ma è rischioso. Shh. A me questa cosa mi puzza un po', perché secondo me questa qui è un'attrice di schicchi. Forse mi sbaglio, vero Riccardo, no? Shh. Pronto? Pronto? Buonasera, posso parlare col signor Carlo? Carlo? Sì. No, non abita qui Carlo. Lei chi è, signora? Io sono Bucena. Ah, Bucena? Sì, tu forse amico di Michele? Sì, sono amico di Michele. Michele lavora. Ah, lavora. Ma che... Michele fa il pane, torna domattina. Fa il fornaio, lo so. Senta, sì? Mi dai il numero del forno? No, io non so se posso darti il numero. Signora, io sono un amico da 16 anni, signora, Lo so, ma Michele solo che dice che chi chiama io non posso dare il numero alla voce. Mi ha chiamato Michele, mi ha chiesto, per favore, puoi risolvere il problema del cane? Mia amica, la signora Bucena, che lei la compagna? Io so Bucena. Ha questo cane che dà fastidio. Io ho detto, vengo io, lo strangolo, gli stacco la capoccia. No, parlo allora. E lui mi ha detto, grazie, vieni. Quando posso venire a staccargli la capoccia? Ma Michele non fa questo, mi ha regalato a me. No, lo faccio io al cane, non lo fa il cane. Ma su, dai, ma tu non puoi fare questo al mio cane. Ma tu davvero conosci Michele? Vabbè, gli strappa una zampa. Ma no, dai. No, no, infatti no. Vabbè, no, allora non lo faccio. Va bene. E allora cosa fa? Cosa dico adesso a Michele? Michele sei pazzo, non si fa. Ah, così? Sì, ma... Allora mi dia il numero del pane, vai, glielo dico, va. Ma io non posso chiamarti di... Non posso, lui non si fa disturbare al lavoro. Mi ha detto che la sposa. Davvero? Sì. Ha detto tra 2 mesi? Sì, però mi ha detto pure fammi chiamare, devo fare sorpresa. Lei non mi dà il numero, io non posso aiutarla per lo sposalizio, capito? Ma non è che Michele mi controlla se sono a casa? Lui no, io chiamo Michele. Ma lui vuole controllare, io sono a casa, tu hai chiamato. Ah, lei pensa che io sto controllando se lei è a casa? Sì. E invece no. Come no? Io voglio parlare con Michele. Michele non c'è, posso farti parlare con Giovanna? Va bene.
Fatti qui tu? Sì, aspettare qui io. Giovanna, ma chi è Giovanni? Sei amico di Michele, io però non vorrei il numero del forno. Ma io... Non posso dare il numero del forno, fai Michele si arrabbia. Ma prendo Giovanna. Pronto? Signora Giovanna? Sì. Buonasera. Buonasera. Sono Marloni, dei biscotti. Sì. Ecco, lei è italiana? Sì, sì. Ah, meno male, signora. Abbiamo preso il numero di Michele del forno... Sì. E mi ha dato il numero del forno. Ora io sono in una discoteca, avevo sia il numero di casa e sia il numero del forno. Sì. Ora la signora è straniera, giustamente, mi ha detto posso gentilmente passarti Giovanna così ti dà il numero del forno? Può darmi lei il numero del forno? Il numero del forno di... Sì, di Michele, Michele. Perché lui mi ha dato questo numero, lo devo chiamare con urgenza. Sì, perché vuole fare una sorpresa a Bocena, perché la vorrebbe sposare, mi ha chiesto delle carte. Sì, davvero? Sì, ma non glielo dica, signora, no, signora... No, no, non si preoccupi. Deve essere una sorpresa, non gli dica niente, attimo, non le dica niente. Un signora... attimo, prendo l'agenda. Ok, aspetti un okay. attimo, Va bene. Tira fuori il cassetto. Allora. Sì. Il numero qui della... Del fornaio? Non l'ho trovato, però le posso dare il telefonino? Sì, sì, è uguale. Va bene? Va bene, l'importante è che io riesca a parlare con lui. Prego. Sì, sì. Ma mi ha detto perché cosa, mi scusi? Perché lui mi ha chiesto di fargli delle carte per sposarlo. Come? Lui, però non lo dica a Bocena, no. Lui vorrebbe sposare Bocena. Sì. E io sono un addetto. Sono tanto felice. Lo so, anche noi. Stiamo preparando delle carte. Sì. Capisce? Io per fare queste carte devo chiedere dei numeri di identità. Lui mi ha dato sia il numero del fornaio. Comunque adesso io attraverso il cellulare lo chiamo e mi faccio dare... Ma ce l'ha già il numero del fornaio? No, io non ce l'ho, signora, ce l'avevo. Ah, perché io qui ce l'avevo da qualche parte, ma qua stanno a fare una confusione. Vabbè, mi dia il cellulare, prego. Sì. Allora, 0338. Sì. 97. Sì. 67. 67. Ok, grazie. Va bene, la ciao. Giusto, mi raccomando. Non ho capito niente. Io non ci ho capito niente. Allora... Cioè, praticamente ha chiamato per il cane e tutti abbiamo pensato che fosse un tranello per noi, uno scherzo, vero o falso? Tutti. Questa parla veramente così, C'è Milka qui, c'è Giovanna col fornaio, questa parla così e con la testa sta così. Pensavo fosse una telefonata finta, giuro, ho detto mi stanno prendendo in giro, invece esiste. Io metterei prima in contatto Michele con una telefonata erotica e vediamo come si comporta, se lui è fedele. Se si comporta bene e dice no, io sono fidanzato, allora noi facciamo una cosa, una chiusa bella. Se lui gli mette le corna al telefono con la ragazza dell'166 che gli passiamo, cambiamo rotta. Gli diamo quello che gli spetta. Gli vi va? Sì. Tanto anche se dicevate no, io facevo così. Va bene? Attenzione! Allora, prendiamo i numeri erotici, che tanto... Avete mai fatto telefonate erotiche? No, oh. Ah, c'è Schicchi. Vieni qua, fai qualche numero tuo. Tanto lì. Allora 1, 6, 6 1, 4, 3. Basta, non diciamo altro. Shh. Silenzio, che se mi sentono ridere è fine. Shh. No. Ah no, stai qua, se ho bisogno di te. Ciao, benvenuto su questa fantastica linea. Wow. Tra un solo attimo parlerai con una delle nostre stupende ragazze. Con 18.000 lire ti dirà... Pronto? Ciao. Ti passo un'amica? Grazie. Cazzo. Pronto? Sì. Aspetta, mi tolgo le scarpe. Pronto? Chi è? Tu chi sei? Ma chi è, scusi? Io sono Roberta. Sono delle strane questo tema. Chi è? Pronto? Pronto? Con chi parlo? Roberta, tu chi sei? Io sono Giovanni, ma chi è? Pronto? Scusa, tu mi hai telefonato e non sai chi sono. Pronto? Pronto? Quando ti ho chiamato io, scusa? Adesso. Ma non credo proprio, guarda. Ma come non credi proprio? Si sta sbagliando, guarda. Ma scusa, se ci stiamo parlando evidentemente mi ha chiamato. Ah no, io non so niente, forse tu a me. No, non credo, guarda, questo è un telefono che posso solo ricevere, sei su una linea erotica.
Davvero? Sì, non ci credi? No, non è un problema. Non è un problema? No, se paghi tu. Certo che pago io, tu non ti preoccupare. Ok. Ti va di parlare con me? No, ho da fare. Hai da fare? Ok. Ok. Ciao. 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 E vissero... Aspetta. Allora... Aspetta, giustamente Alessandro dice... Prego Alessandro. Si chiamava Michele. Perché ha detto il falso? Perché ha capito che era uno scherzo. Perché? Ha capito che era uno scherzo e ha detto Giovanni. No, forse secondo me ha detto... è che la cosa bisogna scoprirla, eh. Attenzione, riusciranno i nostri eroi a scoprire l'assassino? Stiamo facendo un altro programma stasera. Abbiamo preso una strada... Ma io dico, quelli che ci stanno seguendo si divertono, quelli si sono collegati ora, non capiranno niente. Allora, facciamo un riepilogo delle puntate precedenti. Allora, praticamente ha chiamato Bocena sulla nostra linea, cercava un dog sitter, giusto? Giusto. Ho risposto io, volevo fare uno scherzo a Bocena, però è successo che secondo me, secondo il pubblico che sta seguendo la cosa, sembrava falsa, d'accordo? A quel punto abbiamo richiamato Bocena, ci ha fatto conoscere Giovanna e per avere il numero del fidanzato di Bocena, Michele, abbiamo detto una bugia. Che a Giovanna è piaciuta molto. Esatto, abbiamo detto a Bocena che Michele era intenzionato a sposarla. Esatto, e quindi Giovanna ha collaborato nel darci il numero di Michele. Adesso noi dobbiamo chiamare Michele per capire se Michele è Michele. Proviamo. Secondo me c'è qualcosa che non quadra, siete d'accordo? Se dico che sì, dicono sì, se dicono no, un bel pubblico. Shh. Audio, per favore. Team, informazione gratuita. È spento. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiunto. E io richiamo Bocena. Signora? Sì? Chi è, Giovanna? Sì? Giovanna, ma Michele non si chiama Michele? Sì, si chiama Michele. Non ma si... cosa ha fatto lei? Pronto? Giovanna? Sì? Giovanna e Bocena sono la stessa persona. Non recidi benissimo, Perché? Hai sbagliato una cosa. Cosa? Secondo te dove hai sbagliato? Non lo so. Lo so. Invece te lo dico io dove hai sbagliato. Dimmi. Chi è Michele? Sì? Certo. Bocena, vai più là a parlare, scusami. Che c'è il cane Milka. È un attimo, e dagli. Smettila. Mi scusi? Pronto? 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 Sì, sì, sono pronto. Scusi. Sì, è vero, non è abbiamo vero. Risposto, scusi, all'inserzione? Sì, sì, ha risposto all'inserzione, poi ho risposto io, che so, ho risposto io. Come ha detto che cos'è questo fatto? È uno scherzo, non è uno scherzo? È uno scherzo, certo. Mi dica. Ragazzi, scusate, sì, lei sì. Chiama, lei innanzitutto non risponde, nel senso, lei chiama per l'inserzione. Io la richiamo chiedendo il numero di Michele, sì. Lei mi dà il numero di Michele. Sì. Perché mi ha dato il numero di Michele se lei era coscientissima che io ero quello dell'inserzione? Che vuol dire? Ce lo deve dire lei. Non ho capito. Perché lei mi ha dato il numero di Michele? Perché lei ha la stessa voce. Di chi? Di chi? Di Michele? No, di quello di dell'inserzione. Appunto. Ma io non... Giovanna non ci ha mai parlato. Con chi? Con chi? Con chi non ho parlato? Con quello dell'inserzione ha parlato Bocena. Aspetta. Dove sì. Sta il problema? Cioè io non riesco a capire. Mi passa un attimo Bocena? Sì. Pronto? Ragazzi, io sto diventando matto. Ma questo tu parli e tanta gente. Sì, è la stessa Bocena e Giovanna, sì, lo so. Aspetti, aspetti. Come mai? Mi fa sentire Bocena e Giovanna insieme, dato che lei è così brava? Come? Mi fa sentire che lei parla insieme a Giovanna e a Bocena? Sì. Dai. Pronto? No, no, contemporaneamente, in italiano significa dovete parlare insieme. Sì. Prova! Pronto!
Sono due. Guarda il signore. Ragazzi, ragazzi, guardate il signore. È una. Beh, che sei rossa, sei ubriaco più o meno. Sono due voci, come fai a essere una? Due, siamo due, no? Sono due amiche. No, ancora, scusi, solo per un signore che so dure che mi fa una. Giovanna, fate sentire la voce insieme. Mia, io sono Bocena e Giovanna parla insieme a me, perché tu non credi. Noi due siamo due occhi e lei due occhi. Io naso, lei naso. Io bocca, lei bocca, ma due diverse. Va bene, senta, anzi, sentite, Bocena e Giovanna, Giovanna e Bocena, e due occhi e due nasi, ascoltate. Questo ridere, che cos'è? Vi possiamo invitare? Eh? Vi possiamo invitare? Sì. Da sole? Dove state voi, dove abitate? A Roma. Sì, lo so. Piazza Bologna. Piazza Bologna. Sì. Potete uscire ora? Noi possiamo uscire ora. Sì. Ma dai, dove andiamo a questi fondi in pigiama? Se volete venire, vi invitiamo qua in studio. Sì? Perché qui noi stiamo facendo una trasmissione televisiva. Ma dai! Ma non mi dica! Facciamola venire! No! Almeno ci facciamo spiegare Bocena! Cosa? Ma ci stanno sentendo tanta gente! Signora... Sì? Allora le mando l'autista, la viene a prendere, lei viene qui in studio in Rai, va bene? Va bene. Però il cane ci deve portare, eh? Anche il cane, certo, certo. Va bene, sì, l'aspettiamo, ciao! Bravo. Allora, vieni qua Alessandro, vieni qua, perché è arrivato il momento degli ospiti. Io voglio fare una cosa carina, vorrei chiamare qui Giuseppe Pancaro, vieni, vieni. Riccardo Schicchi. Vorrei chiamare qui con me Flavia Vento, forza Flaviuccia, forza! Su, su! Mamma mia! Pronto? Pronto? Sì? Lei deve vendere un appartamento? Sì, chi è lei? Sono un privato. Senta, sia gentile, può andare veloce perché ho molta gente? Vabbè. Come si chiama lei? Come si chiama? Sacino. Da dove chiama? Da Roma. Che cosa interessa? No, ha detto che c'è una parte, c'è scritto sul giornale che vende un appartamento. Sì, sia veloce però, perché... Sì, che serve l'appartamento per che zona? Non ho capito. Che zona gli interessa? No, lei c'è scritta al centro. Le sto dicendo, a San Piero, noi siamo a Via delle Milizie, lei dove sta? Non ho capito. Lei è sposato? Sì. Con la famiglia interessa l'appartamento? Sì. Dove sta lei? Non ho capito. In che zona abita lei? A Pioradino. E che interessa la zona di Via delle Milizie, va bene, Via Prati? Via? Via Prati le interessa? A Prati, zona Prati, interessa? Sì, potrebbe anche interessare. Parli veloce, allora, quando vuole prendere l'appartamento? Non ho capito. Quando lo vuole prendere l'appartamento? Quando vuole. Quando vuole, domani mattina può venire? No, domani pomeriggio. A che ora può venire domattina? Domani pomeriggio. A che ora può venire domani pomeriggio? Quando vuole lei. Per quale motivo? Forza veloce, c'è altra gente! Stacchiamolo un attimo, poverino. È difficile parlare veloce, eh? Il momento più bello della tua carriera? Una domanda... Della tua? No. Schicchi è un grande. Allora, voglio dire una cosa, lo dico perché non si tocchi, signor Haber. Una cosa molto bella. Io prima di iniziare a fare il conduttore, le cose che ho fatto, nella vita ero un... ballerino, facevo scuola. A proposito, anche lei un pochino se ne intende, vero? Molto. Esempio? Che scuola di ballo ha fatto Pavarotti? Sentite che cosa mi ha detto nel camerino, gli ho dato una craniata qua, poi l'hanno truccata e si è ripresa, sentiamo? Panza classica. Ma fermo, che fa? Panza classica. Vieni qua. Giuseppe, ti piace? È una bella ragazza. Schicchi? Bellissima. Potrebbe fare qualcosa. Ma adesso, perché? Scusa, non offendere. Ma io ho solo 22 anni. Ti assicuro che... Quello si fanno anche 18 di questi. Guarda loro. Vieni. Guarda che bella ragazza, Eva! Vieni da questa parte, ti metto in mezzo i due uomini. Quanti anni hai tu?
poco più di lei, però ho cominciato quasi 19 anni, perciò stai giusto. Niente, la sei in ritardo. Allora, dicevo, in fila, così, in fila. Piede destro, Alessandro, anca. D'accordo? Io ho ballato per un periodo. Conoscete lo jalò? Sapete cos'è lo jalò? Lo jalò è il passo che fa Michael, che poi non è un passo che fa Michael, perché Michael, non voglio fare il figo, però un pochino, fermati, dai, ferma, non ce la fai più, non è per te, questa t'ammazza, vabbè, ma in giro così, Allora, facciamo questa cosa, forza. Allora, vai, Pancaro. Allora, questo è lo jalò. E 1, 2, 3 e 4, ok? Guardami. E 1, 2, 3 e 4, senza toccare, hai capito? Qui sull'anca, eh? E 1, 2, 3, avanti, avanti, Pancaro, sente, muovi. Vuoi che ti metto schicchi davanti così? Sto spiegando, guarda, Aber. E 1, vai insieme, forza. E 2, scende, giro 4. Sì, sembra più il morbo di Parkinson quello, però. Guardami. È facile. Shh, 5, 6, 6, oh, e 1, 2, 3. Passo, 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 passo. Schicchi. Schicchi. No, schicchi. Mettete là, schicchi. Vieni, Flavia. No, Flavia, lei. Tu sei Eva, hai ragione. D'accordo? E poi passo all'indietro, che è questo. E 1, 2, 1, 2. Attenzione, 5, 6, 7, spalla, apro, dietro, avanti e su, giù. D'accordo? Fantastico. Dai, con la musica? Sì, sì, sì. Sì, sì. Attenzione, sì, no, l'abbiamo detto, mi giro così. Jackson si è appropriato, non mi toccare tesoro, no. Bene, poi il tuo ragazzo lo sai, eh. Proviamo con la musica? Vi ricordate i passi? 5, 6... 7, 8. Non ti avvicina troppo, se no rimani incastrato, eh. Attenzione. 5, 6, 7... Vai. 1, 2, 3 e 4. Girati, Pancaro. 5, 6... E muovete, Pancaro. Dietro, 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 dietro. Fermate! Cos'è? Che stai a fare? No, io ho già fatto. Poi dai, vi guardo da soli, forza, veloci. 5, 6, 7, 8. Avanti, avanti, vai. Dietro, 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 dietro. 5, 6, 7, chiudo. Stop. Stop, qui mi fate voi. E 1, 2, 3. Capriola giù. Grazie, basta, basta. Bravi. Madonna mia! Qui in Inghilterra, qui a Londra, non si parla l'inglese perfetto, non si parla l'inglese scolastico, hanno l'inglese tutto loro, addirittura non capiscono l'inglese puro, originale, quello che parlano appunto le persone che sanno l'inglese. I genuaci dance, i fathers di London, Londra, i genuaci di i forua station spedi by the Baswani. Get what for it? I'm English. Ah, do you speak English? English. You know what she does? You know, it's a guru of an. I put one session. Get a. Fun a little. You put one session. Da jabata. In Italy, jabata. You know what the session is? Jabata. No. Do you station carrots? I get one session from da jabata. La jabata. Sorry, you're right. Jabata. Yes. Flavia, vieni qui. Eccola. Come va, tesoro? Benissimo. Ti ho visto ballare. I wanna go. No. Lei non conosce tutte le canzoni a memoria, però ce n'è una in particolare che conosci.
Michael Jackson. Oggi è una giornata dedicata a Michael Jackson, perciò faremo, anzi farai, Thriller. Thriller. Giulia Lucci, Maestro Trotti, canta, ti presento, Flavia Vento, Thriller. No, scusate, ha ragione, se battete le mani non si sente la voce. Lo so, sapete che ha l'asma lei, no? Scusami. È una cantante molto brava. Flavia, 2 ore di prova hai fatto, Forza. Thriller, devo dire. 5, 6, 7, Maestro Trotti. Poi tanta gente mi ferma e dice, perché sta lì sotto? Io se volete la lascio fuori, ma... Thriller! Thriller! Grazie tesoro, ma non canta male, eh? Aspetta, signor... Forza! Thriller, la. Bene, allora abbiamo vissuto per non so quanto tempo un giallo enorme, sembrava uno scherzo, poi non lo era, poi era vero, insomma abbiamo scoperto una cosa divertente, la storia di Bocena, Giovanna e il suo cane. E signori, grazie alla RAI, all'autista, pronto? Signore e signori, eccole qua, Bocena e Giovanna! Ecco il cane! Vieni qua. Sei qua, tranquillo. Grazie. Quanto tempo è che non vedeva Santillo? Dopo 40 anni. Scherzi a parte. Tu chi sei? Bocena? No. Ho sbagliato su. Bocena. Bocena. È vero? Sei tu? Sì, sono io. Ma io pensavamo tutti. Giovanna? Sì. Giovanna, il cane, eccolo. Ah no, il cane è lui. Tu ora abbaia. Eh? Abbaia ora. Ah, ma parla proprio così. Io, Teo, questo teatro, questa gente, dentro gallina, capito? Tutto divertente. Così non scappa. Ecco, sei contenta? Ecco, così Flaviuccia c'ha il cane. Oh. Tu avevi bisogno di un dog sitter? Lei? Sì, perché lei non viene con me mai. Mi fai ammazzare, sembri finta come parli. Ah, è vero. Ti giuro. No, fallo uscire. Vieni, tesoro, vieni. Lascialo, Flavia. Ecco. Io chiamo, lei non viene. Così non possono dire alla trasmissione non c'è un cane. C'è, ecco. Allora, com'è è nata questa cosa? Io ho chiamato. Il cane, se io chiamo, lui non viene. Tu hai chiamato cane. Mica, vieni qui. È venuto. No, guarda. Allora, tu hai chiamato e cercavi un dog sitter. Sì. Dopodiché che è successo? Ho chiamato lì. Ma Michele, chi è? È il fidanzato? Sì. E perché mi avete dato il suo numero di telefonino? Lei dato un numero? Perché? Sì, perché tu me l'hai chiesto. Ho capito, ma qualsiasi cosa uno ti chiede tu glielo dai? No, infatti ti ho detto... Ah, tu sei cascata nel tranello, no, pensavi che ero veramente un amico? No. Scusate, sto cane... Seguiamo sta storia. Ho pensato a uno scherzo, perché la voce era la stessa. Dell'inserzionista, eh? Sì. Ecco, e noi pensiamo che voi... No. E noi pensavamo e tu pensavi, insomma. Tutti pensavano. E invece era una storia vera, successa. Sì, ora. E certo, lei è polacca? Sì. Polacca? Italiana. Italiana, di? Catanzaro. Di Catanzaro. Adesso dobbiamo chiamare Michele. Si chiama Michele? Sì. Chiamare Michele e dirgli ciao Michele e gli facciamo una cosa carina a Michele. Va bene. Va bene. Tu segui la televisione? Sì. Curiosità, chi è lui? Santillo. Oh! Allora, chiamiamo Michele, forza, com'è il numero? Fallo tu, digita il numero senza dirlo ad alta voce. Milka!
Sì, sì. Questo è? Sì. Michele, ci parlo io, poi te lo passo. Facciamo un scherzo. Ma si chiama Michele? Pronto? Bello, Michele. Chi è? Ciao, bello. Senti, Dano, fa sempre così, chi è, chi non è, madonna mia. Fai sempre finta che non mi riconosci, madonna santa. Michele, stai ancora a lavorare? Dimmi. Ma quando, ma dove vieni giovedì? Mi hai detto giovedì alle 2 sto lì, aspetta te, Pronto? Michele? Sì? Non dovevi venire giovedì? Io giovedì? Con tua sorella. Come con mia sorella? Michele? Sì, Adeo, stavo con tua sorella, non ti ricordo. Adeo? Adeo. Ai. Mi sono cascato poco, vero? Ciao Adeo, ciao. Scusate, come fa a sapere che io sono Teo? Spiegatecelo, per vi prego. Guarda, sei uno scherzo, lui bravi. Ti conosce. Lui? Ti conosce. Ho capito. Sono due lì. Cioè, sono due lì. Ma come fa a sapere che io sono Teo? Non so. Immagina se lei a un certo punto parla normale e mi dice stiamo facendo uno scherzo, un fenomeno. Mi fai vedere sul documento se sei Buscena, davvero? Non ho documento. È tutto finto questo? Non sei Buscena. Ancora finto? Ti do una graniata, ti tolgo l'apparecchio. Non sei Buscena? Dai, dillo, dai, ormai l'avete detto, smettila con sta cretinata, quanto dura, è vecchia. Si è scoperto che lei sta fingendo perché una straniera non può parlare in questa maniera. Non è possibile. Uno. Due, non mi può dire Teo. Allora, Eccolo! No, scusate. Shh. No, chi è che ha organizzato tutto? Tu. Io. E come fai questo? Fai sentire la voce? Ma c'è veramente una Buscena che parla così? Sì, lo so. Però perché... Aspetta. No, lo sai che sto pensando? Che tutti hanno detto, è tutto vero. Ora io mi chiedo, perché avete fatto questo? Per venire in televisione? Per farci uno scherzo a noi? Qual era lo scopo? No, niente, divertirci così. E basta? Sì. E allora colpo di scena in questa puntata... Noi, in questa puntata, noi siamo le vittime. Ma la cosa bella, sapete qual è? Che la gente a casa, sta gente ammatta. Ma perché noi abbiamo sempre pensato, non è vero, è finito. Ma lei ha avuto il coraggio di venire in televisione e fare, io Buscena, io cane. Posso dire una cosa? Posso dire, tanto ci metti il bip. Ma vaffanculo, scusa, no, dopo... Dove ci metti il bip? Bravo. Noi ti seguiamo sempre. Vieni, ti faccio sedere vicino a questo ragazzo che sono molto elegante. Prego. Grazie. Fai un altro applauso, forza. Io non lo chiedo mai l'applauso. L'anima è la vostra. Allora... Attenzione, siamo alla fine purtroppo di questa puntata, abbiamo veramente, è successo di tutto, lo so, vi dispiace. Allora, l'indovinello per la prossima puntata è il seguente, sembra aranciata ma ha 7 zampe. Che significa? Sentite bene, vi aiuto subito, è un gioco di parole, sembra aranciata ma ha 7, aranciata, 7 zampe. Va bene, la risposta la vediamo alla prossima puntata. Io vi ringrazio, vi do appuntamento tutti insieme, pronti? Giovedì alle 22 su Rai 2. Buonanotte.